Mi trovo qui con Agostino Semprucci, l'assistant coach della Pallacanestro Colleferro, dopo il match tra la Colleferro e la Roseto Academy, finita con il punteggio di 64 a 70. Agostino, c'è del rammarico per questo finale di partita dove potevate rimontare con pochi punti, insomma, sulla fine della gara? Sì, buonasera a tutti. Sì, sicuramente abbiamo pagato un terzo quarto poco attento, infatti il parziale dice tutto, il 28 che abbiamo subito, abbiamo perso qualche palla in più e loro molto bravi in velocità, sul ribaltamento, transizione, ci hanno punito. E, diciamo, questa è la nota negativa. Del resto siamo stati sempre in partita, nei primi due quarti in special modo. Dopodiché abbiamo pagato una situazione di disattenzione che spesso capita quando più di qualche volta dai un 100% in più. I ragazzi si sono battuti su tutti i palloni, è ovvio poi qualcosa dobbiamo perdere. Purtroppo ci è mancata questa situazione del terzo quarto. Del resto, come dico, i ragazzi sono stati fantastici. Hanno messo tutto quello che potevano mettere, come stanno mettendo negli ultimi mesi. Stiamo crescendo sia a livello mentale, sia a livello fisico e anche tecnico. Lo dimostrano i risultati che stiamo ottenendo con questo gruppo, considerando che all'andata abbiamo perso circa 30-35 punti e oggi ce la siamo giocata fino all'ultimo. Nonostante ciò si vedono comunque dei miglioramenti nella squadra, nel modo di giocare. Abbiamo visto l'ottimo recupero nel secondo tempo della partita, quindi ci sono anche comunque delle note positive da cui trarre. Esattamente, grazie anche al buon lavoro che stiamo facendo giornalmente e quotidianamente, sia con il nostro preparatore fisico Francesco Sciacca, che è proprio un professionista vero, possiamo dire, che questi ragazzi li segue in qualsiasi situazione di livello fisico. E ovviamente anche con il nostro coach Giovanni, che sappiamo quale altissimo tasso è la sua professionalità. Stiamo crescendo, stiamo portando avanti questo nostro progetto, un progetto sicuramente non a breve termine, che cercheremo di ampliare nell'arco delle altre prossime stagioni. Sicuramente le soddisfazioni stanno arrivando, anche perché, come ben sappiamo, questo gruppo rafforza anche il discorso della divisione regionale 1, in cui siamo reduci da quattro vittorie consecutive e ci stiamo riagganciando alle posizioni per raggiungere i